bentrovati in questo nuovo video del canale. Oggi test della nuova forcella Bright destinata all'utilizzo trail. Sto parlando della Skunk. Chi mi segue su Instagram avrà già visto in anteprima qualche foto che ho pubblicato nelle mie storie un po' di tempo fa. Quindi oggi andiamo a provare questo gioiellino di casa Bright. Per chi non lo sapesse, forcelle completamente made in Italy, progettate e costruite da Pablo Fiorilli, che è il genio del male che ha progettato questa, diciamo, meraviglia della meccanica. Ma andiamo a vederla da più vicino. Allora, forcella, come si può ben vedere, a steli rovesciati. L'escursione di questo modello varia da 120 a 130 mm di escursione. Questa in particolare è da 130, quindi corrisponde a una forcella da 150 mm, perché per tutte le forcelle di casa Bright il sag è ridottissimo, di conseguenza si vanno a perdere quei 2 cm che si utilizzerebbe per una forcella normale, quindi è per questo che viene paragonata a una forcella da 150 mm. E questo, diciamo, è il funzionamento di tutte le forcelle di casa Bright. Il cuore è la cartuccia, che è l'ACAD, che è uguale per tutte le forcelle e ovviamente cambia il tuning. Foderi sono un po' più piccoli della forcella da enduro, si passa da un diametro di 49 per la Next a un diametro di 46 di carbonio, a profilo orientato. Gli steli sono di diametro 35, uguali per tutte, ai quali viene applicato un trattamento speciale, parte da rettifica, poi si passa alla lappatura e infine un trattamento all'ossido duro a base di una polvere finissima, adesso passatemi il termine, che permette allo stelo di assorbire l'olio all'interno del fodero in modo tale da aumentare tantissimo la scorrevolezza dello stelo. Andiamo a vederla più vicino. I foderi sembrano, non so se rende, non sono cilindrici, ma partiamo da un diametro molto più grande, quindi da diametro 46, ci stringiamo per poi riprendere il diametro più largo. Ci sono delle nervature, adesso spero si vedano, in questo punto qua, sia interne che anche esterne, e che permettono alla forcella di diventare molto più rigide e di evitare il problema, diciamo, delle forcelle a steli rovesciati, che è la torsione. Altra cosa molto importante da dire, che l'utilizzo delle forcelle della Bright bisogna assolutamente montare il torque cap in modo tale da aumentare così la stabilità e la rigidità di tutto l'assieme. Poi abbiamo la testa e i piedini, che sono ricavati dal pieno, e infine i parasteli, che sono stati realizzati con stampa 3D. E penso di aver detto tutto, se mi viene in mente qualcos'altro lo dirò più avanti, quindi adesso non ci resta che provare questa bellissima forcella. Andiamo a girare sui sentieri. Test mezzo, siamo con il pilota. Pilota pro rider. Pro rider. Ragazzi, sono gli fans. Ma dai, istruzioni di bici, vero? Allora, sono al Toro Oro, piccolo bike park a Traversetolo. Avevo fatto già il test a Sestri, ma sfortunatamente aveva iniziato anche a piovere e di conseguenza non sono riuscito a pubblicarlo, cioè, nel senso, potrei farlo dopo, infatti magari pubblicherò qualche video di Sestri, perché comunque una forcella bisogna anche provarla nei sentieri più tosti che ci sono nelle zone, e anche lì le sensazioni sono state ottime. Adesso vediamo qui come si comporta il bike park qua. I sentieri sono molto veloci, è molto costruito. Adesso questo è il sentiero forse più naturale che c'è, tra virgolette, e gli altri invece sono molto più veloci, dove ci sono sponde, contro sponde e doppi. Testiamo la forcella anche qui. Comunque la bicicletta da trail, ecco, tipo qua nel rotto, forcella precisissima. Una sensazione che dà la Bright è di avere l'escursione
infinita, nel senso che anche se tipo questa forcella qua è 130, uno non lo direbbe mai, però su questa in particolare si sente questo gap, nel senso che con la Next, che è 150 nella Moonraker, sento di avere un'escursione lunga, cioè mi sembra di avere molto più che una 150, ma nella forcella, nella Skunk, questa cosa, questo effetto lo sento molto ma molto di più, è accentuato, e infatti è una sensazione molto bella, perché comunque uno che ha una bicicletta diciamo da trail pensa magari di non affrontare i sentieri da enduro, ma vi garantisco che a Sestri i miei amici con l'enduro, cioè gli stavo dietro e li staccavo anche, e comunque è gente che gareggia, quindi sa dove mettere le ruote, quindi da bicicletta davvero divertente, sicuramente con la Skunk molto di più, perché ti dà proprio la sensazione di avere un enduro sotto mano, ma un enduro agile, che è veramente tanta roba. Qua doppio, adesso primo giro di perlustrazione un po' del sentiero, perché avevo paura che ci fosse bagnatissimo, invece no, Simone è intero, quindi molto bene. Comunque per il momento anche nel veloce veloce non si comporta male. Ci sei Gumba? Bene, giro numero 2, questa è la DH. Non ci sono cose estreme. Parte l'ultimo pezzo che c'è un tratto un po' roccioso, così vediamo come va la Skunk. Qua ci sono i doppi. Oppale. Niente. Il sentiero qua per me è bellissimo. Comunque per ora la forcella non si comporta per niente male, anche in atterraggio dai salti si sente proprio l'escursione infinita, cioè non mi rendo conto di arrivare magari a pacco, mi sembra sempre di stare nella prima metà della forcella, quindi sensazione veramente bella, perché se penso che ho una 130 e sto facendo le stesse cose che faccio con la bici da enduro, è veramente è magnifico. Qua c'è la linea jump. Poi un'altra cosa eccezionale della Bright è che hai la ruota davanti che sembra di essere su un binario, cioè l'aderenza che dà questa forcella all'anteriore è pazzesca. Op. Devo dire che c'è anche un terreno pazzesco dopo l'acqua che è venuta in questi giorni. Ciao.
ancora, cioè la scissione dove c'è un po' più rotto. E dove il grip viene anche un po' a mancare perché c'è questo terreno sopra molto duro, questo sassolino che non aiuta, ma con la Bright, ragazzi, pazzesco, perché sta dove deve stare. Bellissimo. Forcella, ragazzi, veramente strepitosa. Non pensavo. Comunque, pur essendo una forcella da trail, dà quasi le stesse sensazioni della forcella da enduro. Si sente che magari in quel pezzo qua dove bisogna tenere un po' più i freni e guidare tanto, si sente che è meno rigida rispetto alla Next, però feeling pazzesco. Considerate che avevo una RockShox su quella bicicletta qua, che comunque da 130, no, era 140 di scorsione, ma imparagonabile, un abisso. Comunque il sostegno che ti dà è talmente alto che non ti sembra mai di essere troppo oltre, diciamo, a quello che stai facendo, quindi veramente una sensazione pazzesca. Comunque adesso andiamo a fare un'altra discesa per avere altri feedback sul feeling e poi direi che siamo a posto. Allora, ragazzi, prime impressioni molto buone. E come vi dicevo, la sensazione di avere una corsa infinita sulla Skank si sente davvero tanto, molto più rispetto alla Next. Quindi atterraggio sia dai salti, ma anche il sostegno che ti dà nelle parti più ripide del sentiero è talmente tanto che mi sembra di usare quasi l'enduro. A livello di rigidità sicuramente perde qualcosa in confronto alla sorella maggiore Next, ma solo ho notato questa differenza non nel rotto veloce, perché comunque passandoci sopra una certa velocità mangia molto bene e di conseguenza non ti sembra di stare su un rock garden. Ho notato invece che diventa un po' più nervosa magari nei ripidi rotti un po' tecnici, dove comunque tu spingi molto col tuo peso sulla forcella perché stai anche utilizzando molto il freno anteriore e di conseguenza aumenti molto di più il carico. Però non è quella sensazione che è una sensazione tra virgolette molto negativa, nel senso che non ti dà l'impressione di impuntarti, diventa un po' più rigida, ma ci sta, perché comunque essendo una forcella dedicata all'utilizzo trail uno non può pretendere di avere una doppia piastra. Quindi veramente ottime sensazioni. Sono sorpreso, diciamo, ecco, dal comportamento della Skank. E anche a livello di torsione in curva non ho notato niente di particolare, anche se sono entrato nelle sponde abbastanza deciso, dove ovviamente con la sponda si ha magari le forze molto maggiori rispetto a una curva normale, perché comunque il carico ce lo vai a applicare tutto. Quindi adesso andiamo a fare l'altro percorso che c'è qua al Toro, che si chiama, se non sbaglio, la Lupo, che anche questo è un sentiero molto guidato, velocissimo in alcuni tratti, con qualche salto in mezzo, quindi vediamo come si comporta la Skank. Bene, allora adesso facciamo il cambio sentiero. Più avanti, invece che andare a fare la DH, facciamo la Lupo, così vediamo un po' se sentiamo altre differenze. Sei? Yes, sono. No, sporco la bici. Terreno leggermente più umido. Un po' di guidato stretto. Quella pista qua una volta avevo beccato marito e moglie, il problema è che la moglie scendeva in bici e il marito scendeva a piedi. Sono invertite le parti per una volta. Comunque adesso non so se si è visto, ma
la cartuccia lavora veramente bene, perché sono arrivato in fondo a un ripido con la curva secca, sono riuscito a comprimere la forcella, cioè sono riuscito sì a schiacciare la forcella, ma la forcella comunque ha murato nel momento giusto e mi ha permesso di sollevare l'anteriore in modo tale da fare la curva più veloce, quindi non ha un affondo che vai a fondo corsa e non la tiri più su. Ho una buonissima risposta da quel punto di vista lì. Adesso si entra nella fast section, dove ci sono due salti veramente ignoranti se fatti come si deve. Ecco la fast section, giga jump. Spondona, spondona. Qui tratto veramente difficile. Scala! Oh! Diventa hard enduro lì. Diventa hard enduro. Ecco, adesso devo mettere il beep. E anche questo sentiero è terminato. Lupo Trail veramente molto bello. Comunque sì, Skunk si comporta veramente molto bene. Veramente sorpreso della forcella, perché comunque in garage, mettendo da vicino alla Next, si vede proprio che la sorella è minore, però non avrei mai aspettato una risposta del genere, un feeling pazzesco. Bene ragazzi, test forcella Skunk concluso, direi che sono più che soddisfatto, anzi sono per lo più sorpreso da quello che sono riuscito a fare con questa bellissima forcella e quello che mi ha permesso di fare con la bicicletta da trail, perché non avrei mai pensato di fare, diciamo, le stesse cose che faccio con la bicicletta da enduro. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi all'inizio del video e anche durante, quindi spero che il messaggio passi e che questa conclusione venga ascoltata: quando all'inizio del video ho detto che il sag nelle forcelle Bright per tutte è ridottissimo, non bisogna assolutamente pensare che il sag ridottissimo di casa Bright significa che la forcella non è per niente sensibile e che non ci sia l'aderenza sull'anteriore. Questa cosa, ragazzi, bisogna passarci oltre, bisogna pensare al di fuori degli schemi come ha fatto Pablo, e di conseguenza ascoltare quello che viene fatto. Ovviamente bisogna essere capaci di accettarlo. Io vi posso garantire che funziona, perché la utilizzo quotidianamente e la utilizzo anche nelle gare, e la mia cartuccia è uguale a quella delle altre, ovviamente cambia qualcosa, ma il sag ridottissimo ce l'ho anche io. Quindi non pensate a quello che vi ha detto il vostro cugino, ah no, perché io ho sentito dire che la forcella col sag ridotto non funziona, balla. Questa, ragazzi, vi posso garantire che è al di fuori di tutto il resto, quindi bisogna provare per credere. E io ho molti amici che anche sono stati scettici su questo argomento, hanno provato la Bright e alla fine mi hanno detto: Nico, avevi ragione. Quindi provate a pensare al di fuori degli schemi, non pensate a quello che fa Fox, a quello che fa RockShox o tutte comunque le altre case, ma perché gli altri fanno così. A volte non vuol dire che andare verso la corrente sia corretto. Comunque, fatto sta che la forcella Bright funziona. Un'altra cosa veramente molto importante che non ho detto è che, oltre ad aver eliminato il sag statico, quindi utilizzare solo il sag dinamico, vengono utilizzati anche 2 cm negativi. Cosa significa questo? Che ci sono 2 cm nascosti. Se io adesso appoggio la mia mano sulla ruota anteriore e tiro verso l'alto la testa, la forcella si allungherà di 2 cm. Questi 2 cm nascosti
lavorano soprattutto nei momenti estremi, ed è proprio per questo che noi, cioè quando uno prova una Bright, come ho detto anche io nel video, durante la prova, che mi sembrava di avere un'escursione infinita, proprio per questo, perché io vado a usare i 130 mm di escursione nel sac dinamico, in più ho quei 2 cm di negativo che vengono utilizzati, ed è proprio questo che dà la sensazione di avere una corsa infinita. Quindi ragazzi, se avete l'opportunità e la possibilità, andate a provare una forcella Bright, vi assicuro che vi cambierà la vita. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande riguardo alla forcella, non esitate a commentare il video, ovviamente cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie dell'attenzione, ciao!